Siamo andati di Gesù e Maria. Sul bozzano a dare a tutti, diciamo così, questa riflessione, questa notte di Natale. Un santo Natale a tutti vuol dire un augurio a tutti che il Natale possa essere non solo un ricordo dell'evento della salvezza dell'umanità, che 2000 anni fa, cioè la nascita in una natura identica alla nostra del Figlio eterno di Dio Padre, perché questo noi cristiani crediamo e celebriamo il giorno di Natale, ma ed è il motivo per cui la liturgia ogni anno ci presenta questo mistero, non soltanto per ricordare questo episodio, ma perché questo diventi realtà nel nostro cuore, perché il Verbo di Dio ha preso carne umana, ha fatto un passo decisivo verso di noi tanto tempo fa, per aprirsi un varco, un ingresso nelle porte dei nostri cuori. Nella piccola omelia fatta questa mattina, nella messa della vigilia, dicevo queste cose: la salvezza di Dio si è fatta una casa, che è l'umanità santissima del Signore. Per farci questa casa è passata attraverso la casa d'oro, come l'abbiamo convocata nel Rosario, che è il grembo virginale di Maria Santissima. Ma come diceva la Santa Teresina, la casa di Dio, sapete qual è? Prima ancora che questo edificio è la nostra anima, perché tutto questo il nostro Signore l'ha fatto semplicemente come un ultimo, perché vuole entrare nel nostro cuore. E perché? Perché se entra nel nostro cuore, noi faremo un salto di qualità non indifferente in questa e in un'altra vita. Se questo non accade, la vita rimane qualcosa che non sempre, usiamo l'eufemismo, è molto bella e gradevole. Ora io brevemente, in questa piccola prima riflessione di Natale, volevo un pochino fare il punto della situazione. Perché il Signore nasce nel nostro cuore? Ci vogliono alcune cose, vogliono alcune condizioni. Come ce le raccomanda la Chiesa, altre dobbiamo riflettere un po' su. Cosa è successo prima del Natale? Prima del Natale sono stato un tempo d'avvento, un lungo periodo di preparazione. L'avvento non è tanto lungo come la Quaresima. La Quaresima della Pasqua è ancora più lunga. Un tempo di preparazione. Perché? Perché il nostro Signore di Gesù Cristo, noi non possiamo toccarlo e vederlo. Non è una realtà che è alla portata della nostra sensibilità. È il mondo divino che rompe di noi. Quindi il fatto che lui si sia fatto carne, vuol dire che ha fatto un passo di avvicinamento, a cui però dobbiamo rispondere che da parte nostra un passo di avvicinamento verso il cielo. Se non ti prepari, arriva la giornata di Natale e ti passa sopra. Questo noi, penso, ne facciamo di quale esperienza anche nelle cose umane, perché le cose di Dio non sono tutte simili a quelle umane. Allora, chi è un musicista sa bene che se deve fare un concerto, deve studiare, se deve preparare. Prima dell'esecuzione, del salto di canale, bisogna dare qualche cosa, fa un po' di scambio. Se no, un concerto non va. Facciamo ad esempio un vicino a noi, che oggi sono appassionati di calcio. Parliamo di Cristiano Ronaldo, poi non so se qualcuno non aiuta. Il vostro grande campione può essere il grande fenomeno del mondo, ma se non fa la preparazione, se non si allena, questo è tutto il fenomeno che vuole, non va. Non esiste nessun risultato senza la preparazione. Vuoi diventare un grande medico? Fa la mente in testa che ha studiato 20 anni. Elementari, medie, superiori, università, specializzazione, sono medico non ce li venti, d'accordo? Non esiste nulla senza preparazione. Allora, che cosa, per esempio, no? Sapete, il padre mio celebrava la messa, spariva un'ora prima della messa e un'ora dopo, perché lui prima di celebrare stava un'ora in preghiera, perché se tu, io adesso lo capisco un pochino dalla fede, no? Tu esci a fare un paio di cose, di ogni sacrestia, te ne resti a fare niente, perché c'è bisogno di un momento in cui ti concentri, pensi a quello che stai facendo, no? Perché altrimenti ti scivola la celebrazione addosso, che non è un altro, c'è qualcosa che puoi diventare. Pensiamo anche alla nostra abitudine di chi non ha messo, no? Io sempre cercavo di insegnare la comunità della sorte. Non dico un'ora come padre mio, se siete capaci di fare dei ringraziamenti di preparazione, magari almeno 5 minuti, cioè che tu vedi in chiesa 5 minuti prima, respiri, capito?
stacchi un attimo la spina. Questo è necessario. Se io vado al teatro, quando vedo un bel film, c'è qualcuno di voi che va al teatro, paga i soldi dopo il film e ne ha quarto d'ora dopo, se avete inizio, io come ho fatto un bel film? Perché se avete quarto d'ora di film, casomai di 5 km è un bel posto, tranquillo, ti vedi, capiti? Durante la meditazione dello sabato, prima, cioè, per molta gente, il nostro Signore Gesù Cristo, peggio di estate, cioè, per i vostri umani, dice tutta questa necessità ovvia di preparazione. E la cosa più importante della vita, ricordate che il problema di Dio non è una cosa che possiamo accantonare così. Possiamo anche accantonarla, ma tra città, non come non andate sotto il Natale, qui c'è più nessuno per la terra. E tocca a chiedere adesso che succede dopo. Non possiamo noi, vabbè, c'è delle conseguenze, possiamo farlo, ma non è una cosa saggia. La preparazione. La seconda cosa, la sintonizzazione, non rimanere così, riuscire a cantare delle frequenze. Allora, io la costruzione di Gesù Cristo non lo posso toccare, ce la posso parlare adesso. Cioè, chi l'ha vissuto 2000 anni fa ci parlava, attenzione, che vedeva Gesù, già vedeva Dio, vedeva apparentemente con tutti gli altri, pensate che Gesù volava secondo della terra, faceva i giochi d'artificio con gli strioni, sembrava un uomo con tutti gli altri, tu dovevi capire che dietro l'umanità c'era qualcosa di più grande, attraverso una ponderata riflessione. Allora, nel mondo di Dio ci si entra se non ci si sintonizza sulle sue frequenze, anche questo non dovremmo sapere. E anche qua facciamo qualche esempio più moderno: se tu vuoi avere internet dentro casa, se vuoi navigare su la rete, se vuoi vedere Facebook, te devi comprare un modem per forza e te devi fare un abbonamento con un po' un fast o con chi te pare. Se non su internet non ci hanno. Se ti piace la tua usabilità, Sky, te devi mettere la barba e te devi fare l'abbonamento su Sky con le vedi. Giusto. Se ti piace Netflix, d'accordo, ti devi fare l'abbonamento online, perché Netflix è una piattaforma che trasmette in streaming, non c'è internet. Netflix, non lo vedi. E se io voglio vedere il nostro Signore Gesù Cristo, che devo fare? E ti devi sintonizzare su certe frequenze. E quali sono le frequenze su cui si deve sintonizzare? Secondo me è un posto, ma già lo abbiamo letto e capisce. Gesù è nato con un post su Twitter: nato il figlio di Dio, tutti a vedere? Sì o no? No, e non perché non c'era Twitter, perché avesse voluto, insomma, Gesù deve nascere oggi, anziché un anno fa, se avesse voluto fare una cosa di questo genere. Gesù era il silenzio di nessuno, non si è fatto nessuno. Cosa aveva detto la Madonna che era il figlio di Dio? E che significa questo? Significa che se non si impara a fare un po' di staccamento di spina, di silenzio, tu Dio lo incontrerai. Nella Chiesa, nel luogo, capito, perché noi per incontrare il nostro Signore abbiamo due dimensioni, che sono le dimensioni caratterizzanti la nostra vita umana. Sapete cosa sono? Non è che è tanto difficile. Il tempo e lo spazio. Non è tanto difficile. Io adesso, alle 00:30 del 25 dicembre, mi trovo in chiesa. È un'ora precisa, c'è un posto preciso. Capite? Che sto facendo adesso con tutti voi? Sto dando del tempo al Signore, perché questa è la casa sua. Stiamo celebrando la Santa Messa di Natale, capito? Non è la stessa cosa essere qui o essere altrove. Allora, quanto spazio e quanto tempo della mia vita io dedico al Signore? Quanto sono capace di staccare la spina, o staccare e fare silenzio? Ci avete mai provato voi? Stare zitto. Questo mi chiesa anche questa cosa che cerco di insegnare a vedere. In chiesa deve essere silenzio assoluto, anche quando avendo un turista, devono guardare i bravi, perché per guardare non c'è bisogno di chiacchierare, si guarda con gli occhi, si guarda con la lingua,
Perché il silenzio? Perché se io non imparo a fare silenzio, io la voce di Dio la sto tornando, perché io non parlo con la voce di quello con cui sto parlando adesso. Io sono amico di Dio, non sono Dio. Dio ti parla nel cuore. Ma se tu non stacchi mai la spina, stai sempre ubriaco di rumori o di chiacchiere altrui o tue, tu arrivi a 50, 60, 70 anni, la voce della sentita mai. E guardate, è un problema questo, non è molto indifferente. La preparazione e le frequenze. Ultima cosa. E che succede se un incontro con la Gesù? Succede una cosa molto molto semplice. Il gloria è l'umanità, il canto degli altri. Gloria è l'umanità, un altro cieli e sulla terra facciamo un milione. Succedono due cose. Una cosa che facciamo subito. La qualità della vita cambia. Parecchio. Perché l'incontro del Signore, guardate che se qualcuno ha incontrato il Signore, non serve che faccia. Guardatelo bene in faccia e guardate quello che fa. Guardate se c'è una faccia distesa, se c'è una faccia sorridente, se c'è una visione positiva e propositiva della vita, se sta in pace, se sta nella gioia, se non parla male del prossimo, se non sta sempre a lavorare. Già se c'è queste cose, sicuramente può andare incontro. Se cose non ce l'ha, se non l'ha comprato, anche se appartiene alla lista sempre più esigua, per la verità, dei cosiddetti cattolici praticanti. Perché essere praticante è condizione necessaria per trovare il Signore. Se non si è praticante il Signore non si incontra, ma non sufficiente. Perché bisogna essere ben praticanti. Aumenta la qualità della vita terrena e poi il livello di carica, intanto bisogna pensarci. E la vita ultraterrena, secondo voi, aumenta la qualità? Io vi dico sempre la ragazzina del carisma. Ma secondo te, Padre mio, Padre Gesù, sta allo stesso livello di visione analitica di un punto di Dio, di un delinquente che prima di morire ha detto: Signore, ho fatto un disastro della mia vita, abbi pietà di me. Noi sappiamo che la sua misericordia è finita, il Signore lo sa quando lo fa così. Ma secondo voi, quello sta allo stesso livello della vita? Non ricevo il testimone di 50 anni, per amore del Signore, che pregava 100 colore di rosario al giorno, così diceva, come faceva, non si sa, però questo diceva, secondo me stiamo stesso livello. E guardate, la vita della vita dura 50, 60, 70, quelle secondi da 100, non durante molto anni, ma la 101 è finita. Sapete quello che parla della vita? Dice pure, cioè chi è morto nell'anno 30, dopo Cristo, ancora vivo, sta dando la dimensione. Tra 1000 anni starà ancora più nell'altra dimensione, tra 3000 anni starà ancora nell'altra dimensione. Però noi l'altra dimensione, questa dimensione, ce la giungiamo nella vita terrena. E quindi ognuno di noi deve riflettere nel cuore, iniziare a vedere quello che fa e prendere saggia posizione. Beh, allora ripeto quello che iniziamo con cui ho preso questo video. Un santo Natale possa essere un Natale di vento in conto con il Signore, accompagnati dall'amore e dall'intercessione di colei che è sempre stato a fianco, che è sempre con la Bianca e sempre Vergine Maria. Siamo dati Gesù e Maria.